Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter, ma come potete vedere un video un po' diverso dal solito. Infatti sono sul posto di lavoro, mi ha appena telefonato il corriere per avvisarmi che finalmente è arrivato un mega pacco che aspettavo da un po', un pacco che arriva direttamente dal Marchingegno. Ve l'avevo un po' accennato, ho commissionato una cosa fighissima ragazzi e adesso, finito di lavorare, andremo a prenderla assieme. Ragazzi, turno di lavoro finito, adesso si corre a prendere il pacco. Finalmente la missione è compiuta, il pacco è arrivato a destinazione. Ragazzi, tutto molto improvvisato, quindi adesso andremo ad aprirlo perché non volevo aspettare una sessione di registrazione perché sarebbero passati giorni e quindi adesso, bisturi alla mano, andiamo ad aprire questo super pacco che aspetto davvero da tanto tempo perché è una commissione. E ragazzi, sì, ormai l'avrete visto anche dalla copertina, ho commissionato una riproduzione dello specchio delle Emarb. Ragazzi, è davvero fuori di testa. Mi ha già inviato diverse foto durante la produzione. Vi ricordo che è stato acquistato tramite il Marchingegno. Ve ne ho già parlato in un video precedente, ve lo lascio qui nelle schede. Lui è un artigiano bravissimo e ragazzi, in tanti di voi hanno già comprato, mi è stato detto, ragazzi, le gambe mi stanno per cedere, quindi diamo un po' un taglio alle ciance e trovate tutti i link sotto in info box, ma adesso intanto apriamo questa scatola. Quindi andiamo subito a dare i primi colpi di bisturi. Non so se sono all'interno dell'inquadratura, se mi vedrete, ma intanto andiamo a tagliare. Uno, due... Ok ragazzi, abbiamo liberato la scatola dall'imballo, dal pluriball. Adesso non ci resta che scoprire se lo specchio è arrivato intero. Incrociamo le dita. Andiamo a tagliare lo scotch che tiene il tutto insieme e vediamo qui da questa parte quale danno avrà fatto il nostro corriere. E ragazzi, ci siamo quasi. Ok. Ragazzi, tantissimo cartone, abbiamo rimosso anche questo secondo strato, non ci resta che spacchettare lo specchio. Comunque, come il presentimento che in questo video sarò totalmente tagliato, testa, braccia, gambe, ragazzi, abbiate pazienza, ma dovevo aprirlo. Quindi abbiamo qui una bustina con le viti per appendere lo specchio, perché sì, ragazzi, lo andrò ad appendere. E spero di farvi vedere in questo video anche lo specchio posizionato. E adesso andiamo a tagliare anche il resto del pluriball. Ovviamente tutto questo pluriball non verrà sprecato perché lo riutilizzerò per le mie vendite su eBay, su Vinted. Trovate il mio negozio Vinted sotto in info box. Quindi tutto verrà riciclato, anche il cartone. Comunque ragazzi, più difficile del previsto filmare questa cosa, ma ormai ci siamo quasi. Davvero, se dovesse essere rotto io darò di matto, perché le protezioni c'erano tutte. Ragazzi, ci siamo. Dopo non poca fatica, dopo mille strati di protezione, ci siamo ragazzi, eccolo qui. Andiamo a rimuovere il cartone frontale, io non l'ho ancora visto. E eccolo qui ragazzi, eccolo qui. È davvero fighissimo, io lo trovo stupendo, è davvero fatto molto molto bene. Adesso ve lo mostro più da vicino, vi rimuovo dal cavalletto così vi faccio vedere meglio cosa è da vicino questo specchio. Eccolo qui ragazzi, guardate che dettagli, guardate qui come tutto lavorato, traforato con lo specchio sotto. Abbiamo anche la dicitura qui in alto, è davvero molto molto fedele all'originale. Ragazzi, è alto circa un metro, è davvero super super bello. Guardate qui i dettagli del bordo di queste parti qui in alto, sono tutte dorate e poi invecchiate a carbone. Ragazzi, davvero super super bello, è tutto in legno ovviamente, tutto fatto a mano, è qualcosa di pazzesco. Guardate tutto questo intreccio qui
nelle parti laterali e poi sotto abbiamo i suoi piedi. Ovviamente può stare sia in piedi che ovviamente si può appendere. Qui abbiamo dei ganci per appenderlo, ma ci tengo anche a farvi vedere dietro perché oltre alla struttura che tiene lo specchio, abbiamo questa targhetta con scritto Mirror Overized. E poi specchio dell'EMARB in italiano e questo è il numero 3. Questo è il terzo specchio prodotto e poi abbiamo la data e tutta la dicitura, il marchingegno. Ragazzi, io sono davvero super super soddisfatto. Spero che piaccia anche a voi e adesso vi mostro dove voglio andare a metterlo. Vi faccio vedere dove voglio metterlo. Vedete questa libreria qui dove ci sono tutti i miei libri di Harry Potter? Ecco, accanto c'è questo specchio, anche questo bello grande di oltre 1 metro, che avevo fatto fare su misura, ma che adesso andrò a sostituire con lo specchio dell'EMARB, perché voglio assolutamente metterlo qui per il momento. Quindi adesso dovrò andare a fare dei fori, dovrò applicare la struttura sottoportante dello specchio, è una barra in legno sulla quale puoi andare ad incastrare lo specchio così che non cada, è stata progettata dal marchingegno per rendere ancora più sicuro lo specchio. E ragazzi, quindi alla fine di questo video vi mostrerò come sarà il risultato finale. Io ringrazio tantissimo il marchingegno, vi lascio tutti i link sotto in info box. Vi lascio il suo profilo Instagram, contattatelo, lui è sempre super disponibile per qualsiasi cosa. Naturalmente potete chiedergli quello che volete, potete commissionare qualsiasi cosa, potete andare a recuperare il mio video dove vi ho mostrato la mano di Mina Lima, i cartelli e tutto il resto. E ragazzi, niente. Io adesso vado ad appendere il mio specchio e vi farò vedere il risultato finale anche su Instagram, antonio.seria. Trovate tutti i link utili in info box e adesso chiudo il becco e vi lascio al risultato finale. Ciao! Questa è la situazione di camera mia a distanza di 1 ora. Abbiamo anche il trapano, abbiamo la cassetta dei tasselli, abbiamo coltelli, cacciaviti, avvitatori, livelle. Ragazzi, ho tirato fuori mezza casa, ma alla fine ecco qui il risultato finale. Ragazzi, guardate quanto è figo, quanto è bello questo specchio. È davvero bellissimo. Io più lo guardo e più mi piace. Guardate, il mio è alto 1 metro, 1,10 m circa e ragazzi, mi piace da impazzire, davvero da impazzire. Guardate che dettagli. È davvero bellissimo. Io ve lo stra consiglio. Ovviamente potete chiedere al marchingegno di farlo di qualsiasi dimensione, con qualsiasi tipo di supporto, piccolo, grande, medio. Ragazzi, potete solo sbizzarrirvi. Quindi vi ricordo che trovate tutti i suoi riferimenti sotto in info box. Quindi Instagram, trovate anche Facebook. Potete contattarlo su Messenger, lui vi risponde sempre ed è super super gentile e io nel frattempo continuo a farvi vedere quanta bellezza c'è in questo specchio, ragazzi. È super super saldo, sotto qui nella base c'è una struttura, una base in legno con una montagna di tasselli che tengono in piedi tutto lo specchio, quindi è super super sicuro, ma potete anche poggiarlo direttamente su un mobile, su una credenza, su un comodino, dove vi pare. Ragazzi, super approvato, super entusiasta, ve lo farò vedere meglio anche nel video aggiornato che arriverà tra 1 mesetto della collezione. E quindi a questo punto vi saluto davvero e vi ringrazio tanto per avermi sopportato in questo video un po' strano, un po' diverso dal solito. Per qualsiasi informazione, ragazzi, contattatemi su Instagram, sarò super felice di aiutarvi, mi trovate come antonio.seria. Potevo anche togliere prima il telefono dalla faccia, ma vabbè. Ciao!